vincere e sperare che l'Inter non faccia altrettanto a Cagliari per festeggiare già stasera lo scudetto. E questo è l'obiettivo del Milan, che ospita l'Atalanta a caccia di punti europei. Sfida delicatissima in un San Siro esaurito per la 37esima giornata di Serie A Team. Atebur, attaccano i bergamaschi. Muriel sposta il pallone, calcia Muriel! Maignan la tiene lì in due tempi. Leao, morbido il lancio per Teo Hernandez. Guarda in mezzo, sterzata del francese. Teo Hernandez entra in aria, sale Makers, c'è Leao in posizione di sparo. Leao! Destro che decolla sopra la traversa, nulla di fatto nemmeno in questo caso. Malinowski, occhio perché prova a girarsi Pessina che va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. E allora Messias, subito il lancio in profondità per Leao che corre veloce, occhio a Leao, la porta avanti, Leao in aria, Leao! Vantaggio Milan, 56esimo, esplode San Siro, il gol di Rafa Leao che sblocca il punteggio, Milan sopra di uno, segna ancora Rafa Leao, gol numero 11 in campionato. Parte il traversone, pallone a centrare, colpo di testa di Zapata, fuori di un soffio al 71esimo. Bogà cerca spazio per il tiro, non glielo concede Krunic, intervento difensivo perfetto e possibilità di ripartire per Teo Hernandez che porta avanti il pallone, avanza veloce il francese, ancora Teo Hernandez, salta con Meiners, Teo Hernandez fa tutto da solo, Teo Hernandez in aria, Teo Hernandez! 2-0 Milan al 75esimo, capolavoro di Teo Hernandez e il Milan è sopra di due. Cosa ha fatto il francese? Cost to cost incredibile e nulla da fare per Musso. 2-0 Milan, grande gol di Teo Hernandez, quinto in campionato, ma questo probabilmente è il più importante forse della sua carriera. Palla in avanti con Kalulu che non riesce a prendere Zapata che parte palla al piede, occhio a Zapata, dritto per dritto, ancora Zapata, chiama in causa Bogà che calcia, pallone buono per Zapata, poi Zappacosta dentro, Zapata, salvataggio di Tomori e di Maignan, il Milan se la cava all'86esimo. Fischia tre volte l'arbitro, finisce 2-0, il Milan batte l'Atalanta e vola un punto dal 19esimo scudetto. Ora tutta la pressione sull'Inter che dovrà vincere a Cagliari per tenere aperti i giochi.